Attenzione, c'è un polmone. Attenzione. Escono da tutte le parti. Non perdiamo altro tempo. Navarro. Ah, scemi. Fortnite presenta Orda Scatto. Se ce la faremo, se ce la caveremo, ricordati di ringraziarmi. Perché veramente è l'inferno questa sfida. 200.000 punti, per favore. Fatemi fare, dovete essere giocatori fatti per bene. Mi raccomando, non vedo l'ora di finirla sta cavolo di sfida. Perché non so per quale motivo, ma riesco al massimo a raggiungere 189.000 punti. Ma niente, io per completare questa sfida seguirò delle istruzioni che alcuni hanno dato. Di consigli, insomma. Molti hanno detto, se si seguono sti consigli dovreste riuscire a fare tutto. Una parola. La moto vola. Uno dei consigli è quello di prendere dei cavoli di deltaplani, perché poi dobbiamo riuscire a prendere delle gemme, che queste gemme serviranno per potenziare, diciamo così, i punti. Solo che se non me le dà siamo un po' nella calca. Ma quello è volato. Eccone una. Spero non mi ammazzino. Allora, ragazzi, così non si, non si va avanti per niente. Quindi, vi dovreste levare di torno. Perché mi state facendo male, cane. No, vabbè, dai, è vergognoso. Ecco, partiamo proprio bene. Questa non era la partenza adatta. Vabbè. Allora, io, devo dire la verità, avevo rinunciato a fa' sta sfida. Perché ci avevo messo una bella pietra sopra. Un bel velo pietoso mi si è attaccata nella cosa, non so nemmeno io come. Ci avevo messo una bella pietra sopra. Ho detto, ehi sì, buonanotte. Certo, mi sento di friggere perché 85% equivale ad aver fatto, ad aver completato 6 sfide su 7. E non è una cosa bella, che poi non è 6 sfide su 7 completamente, perché l'ultima sfida è a fasi. Io sto all'ultima fase. Ma lo volete far finire sta cavolo di fase? Che mi sono rotto le scatole veramente. Perché come modalità è bella. Però arriva un certo punto che veramente ti stufi. Cerchiamo di non fare la stessa figuraccia di prima. Che è stato proprio penosa come cosa, eh. Dovrebbe spuntare a momenti il primo benedetto co. E infatti andiamolo a prendere. Tutti quei che guardano a me. Mo mi giro e ci sarà tanta. Oh, guarda quanta bella gente. Li dobbiamo prendere tutti. Peccato che non c'ho il deltaplani, perché sennò andrei super veloce. Come vi ho fregati, non lo so nemmeno io. Aspettate, l'altro sta qui. Bravo il mio compagno. Oh, spero siano tutti così i compagni, eh. Inoltre dobbiamo mantenere per bene questa cosa qui dei punti, in modo da poter fare appunto tanti, ma tanti punti. Se solo vi levaste. Escono da tutte le parti. E questi qui, abriscoli. Mo vedo una briscola in gap, eh. Si dimenano tutti. Attenzione. Dobbiamo riuscire a mantenerci sul per 4. Ed è quello che sto cercando di fare. Olè. Raggiunto il per 4. E vabbè. Ma però non è che mi devi costruire da sopra. Che scemo. Ma mi deve far perdere il per 4. Meno male. Ricarica. Sì, vabbè, buonanotte. Raga, non ho più colpi, eh. Grazie. Servivano molto di più a me, caro mio. Ok, mi servono assolutamente munizioni. Levatevi. Oh, mamma mia. Però le persone quando si mettono in mezzo, si buttano in mezzo. Il babbo si russa più del solito. Ma che parla a fare?
con uno che sta dentro una bara. Se avete capito la citazione, siete bravissimi. Mi ci buttano in mezzo, il babbo russa più di solito. Russavo? Mettiti di fianco! What? Ma che posso parlare io con uno dentro una bara? Sicuro Antonella l'ha capita, la citazione. Ah. Gracias, signor. Vamos, tesoro. Questo è l'unico problema, che se avessi avuto i maledetti deltaplani, io avrei raggiunto tutti questi cavolo di cosi, anche se si trovano fortunatamente vicini, più velocemente. Peccato che così non è. Ma, come dico sempre, io ho una fortuna bestiale, cari ragazzi, eh? Questo può servire. Beh, però Jovanotti, non è che... Non Jovanotti il cantante, Jovanotti nel senso che... Vabbè, avete capito, eh? No, state! Però sapete qual è il fatto? Che forse mi conviene prendere questo. Per il fatto che il P90, cioè il Tommygun e la R usano gli stessi colpi, poi così il rischio di trovarmi a secco come mi sono trovata adesso. Levatevi! Ah, scemi! Oh, ma... Aiuto! Sono tutti contro di me! Ti salvo io! Beh, qualcuno dovrebbe salvare anche me. Ah, volevi! Abiscroli! Dove stanno? Meno male che li ho trovati subito. Attenzione, c'è un polmone! Piano piano, buono buono! Non li trovo! Insomma, guardate un po', siamo già a 151.000 punti e io sono arrivato a 77.000 punti, cioè, quindi fate assolutamente sto in questo modo e vi trovate incredibilmente bene. Yai! Per voi è la fine. Yai! Aiuto. Ok, attenzione, no, non curarvi, non ti curar di loro, ma vai e passa. Giovane! Oh, e che mi fa volare? 17.000 punti, non sono male, ma... Giovane! Ma si alzano le mani! E se danno a questi? Ci stiamo cagando sotto! Cosa? Ci stiamo cagando sotto! Sì, ma era per dire... vabbè! Non c'ho più colpi! 190! Ragazzi, avanti così! Avanti dritta! Ah! Oh! ¡195! ¡Ce lo possiamo fare! ¡Per favore! ¡No! ¡Aiuto! ¡Mi hanno incastrato! Ah, wow, 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 200.000, sì. Raga, 200.000 punti all'ultimo. No, vi giuro, mi stavo cagando sotto. 110.000 punti solo io, totale 200.080, cioè sono arrivato preciso preciso prima che morissi. Sia lodato il cielo, ce l'ho fatta. Aspettate. Sto leggendo bene? Vinci con un po'... Vinci? Voi siete pazzi.
Ok, la Epic Games quando vuole, dico quando vuole, posso dirlo? Per essere matto. È stronza, perché non è possibile. Non me l'ha non me l'hai contato. Devo per forza vincere? Per forza. Cioè io ho sudato 4 camicie. Ce ne ho solo una, ma è per dire. Hai ragione. Ho detto, oh, finalmente siamo riusciti a farlo. Questa la censuro. Però, l'Epic Games a me ha fatto. Così ha fatto. Io non so come ringraziarla questa casa editrice, veramente, io sto gioco, non so come ringraziarlo. Siete fantastici, eh. Per forza dovevamo vincere, cioè non poteva dare per scontato, ma... O vincono, o non vincono, basta che guadagnano 200.000 punti. In effetti mi è sembrato un po' strano che non fosse uscita la scritta lì, quando avevamo fatto 200.000 punti, che non fosse uscita la sfida completata. Ma come sempre, io faccio tanta fatica per poi essere fregato. Ah, siamo pure in 3. Però se fossimo stati in 4 sarebbe stato molto meglio. Due mani in più, sai come servivano. Non guastava. Mai una gioia nella vita, eh. Fino alle altre volte me li dava sempre i deltaplani, ma no. Mo ci ho rinunciato. Mi raccomando, non badate a spese, eh. Quanto sprecate me? Vabbè, sarebbe meglio prendere gli altri due gingilli, da. Non perdiamo altro tempo! Tanto poi potremmo benissimo farli dopo. Cioè, fra un po' i punti. È arrivato il momento. Uscite fuori le capocce. Però da dietro non è leale, eh. Vabbè, tanto a voi che ve frega. Sì, buonanotte. Non mi da... Io vi odio tutti quanti, veramente. Vi dovreste levare però da qui, perché io dovrei riuscire... No raga, siamo seri? Vi dovreste levare, mannaggia voi! Avete fatto perdere pure un... No 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 no. Sì vabbè, tanto muoio. Veloce! Non ci posso credere, vaffa. Tanto ve lo dico io, nemmeno questa partita riusciremo a vincere e a fare 200.000 punti. Io molte volte sono ottimista, però poi ci sono le volte che veramente non riesco. Metto una bella pietra sopra. Sì. Vedi questi. Vedi questi. Oh! Buoni! Non ci può. Mamma mia, però morire in questo modo non è mica bello questo. Ok. La Madonna. Ma come corre. Ok. Eccone uno. Mi ero scordato completamente che anche al boss finale ci sono i gingilli. Per favore, fatemelo prendere. Oh. Bueno, bueno. Kinder bueno. Giovane, ce n'hai proprio da menare tu, eh? No, tu coppa da staffe. Le ultime parole famose, a quanto pare, eh? Ti potresti sghiacciare stico... Non penso si possa dire... Cioè, non penso esista come parola, eh? Oh, no! Voi state scherzando! Alla grande! Peccato che mi hanno ghiacciato i piedi, ma vabbè, quello è... È tutto un altro fatto. Spero che non stiate pensando tutti e due al mostro gigante, al gigante Bulber, perché se no vi spacco la testa. Cioè, mo me li dai deltaplani, io sono contento, veramente. No vabbè, 140.000 punti non ce la faremo mai, pur volendo, ma non ce la faremo. Non ce la farò mai. Mamma mia. Poi se ne vengono quello che dorme. Secondo me si era buggato, non si sa come. Perché io non avevo manco sentito il beep dal telefono di quando... sì, bravo. Beh, certe volte sto telefono, sai com'è. Me ne deve far vedere.
Vabbè raga, ho capito che cavolo è successo a sto telefono. Praticamente la memoria si è riempita. Non so come, ma si è riempita. Non so come, ma si è riempita. Non so come, ma si è riempita. Vabbè, ci metto una bella pietra sopra per i deltaplani, eh. Se mi volevo semplificare la vita, ebbene, non sta accadendo. Aspettate, finalmente ho trovato i deltaplani. Oh, dopo tanto tempo. Beh, mamma, avete proprio stufato, eh. Ma però mi posso dare la pazza gioia. No! No, dai! No! A proposito, ma il boss finale do... vittoria! E quanti punti abbiamo fatto? Per me non l'abbiamo vinta, eh. Io la metto su questo punto. Perfetto, raga, non l'abbiamo vinta. Quanto sono contento, eh. Veramente, sono super contento. Non sono riuscito a concludere questa sfida. Ed è... cioè, pazzesco, veramente. E la ciliegina sulla torta, che è veramente piccola sta ciliegina, però là è che non la riusciamo a mangiare. Un morso dobbiamo dare e finiamo. Meno. Come non detto, finalmente me l'ha contata. Secondo me avrà detto il gioco, avrà pensato il gioco, che 3000 volte arriva a tanti di sti punti, a 170, 180, 200.000 punti, e non ha vinto. Però, senti, sapete cosa? Diamola, facciamola per vinta sta sfida. E finalmente, cari ragazzi, oh, ci voleva veramente così tanto. Mamma mia, oh, cosa ho fatto? Non lo so. Vabbè, a parte sto particolare, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non ancora fatto. Io di questi mostri non ne voglio proprio sapere per un bel po' di tempo, perché mi hanno stancato, devo dire la verità. Buonanotte, ragazzi. E vabbè. Ciao. Buonanotte. Buonanotte.